Allora, innanzitutto un saluto a tutti quanti e grazie di questa opportunità. Come nasce la nostra esperienza? Non si può dire per sbaglio o per caso, perché il caso non esiste. Nasce per una dio incidenza, perché c'era l'emergenza di tanti senza tetto all'interno della nostra città. E quindi il vescovo di allora, Monsignor D'Ercole, chiese alla nostra comunità parrocchiale di San Marcello di intervenire, di mettere a disposizione qualche struttura, qualche ambiente per l'accoglienza notturna di questi senza tetto. Si trattava semplicemente di accoglierli nel momento in cui ci fosse questa necessità per qualche notte, semplicemente per questo, per dare riparo alla notte a queste persone, a questi senza tetto che c'erano. Iniziati i lavori per risistemare questi ambienti, per renderli idonei. Qualche giorno dopo che abbiamo iniziato questi lavori è venuto ad incontrarmi l'assessore di Ascoli con un avvocato, dicendoci che c'era una grande necessità in città, dare accoglienza ai padri separati, perché c'è una grande piaga nella città, questi padri separati che si ritrovano in pochissimo tempo fuori casa, costretti a trovare sistemazioni alternative che faticano a trovare. Allora abbiamo ripensato a questa accoglienza, dicendo, oltre alle persone senza tetto, cerchiamo di dare accoglienza anche a questi padri separati. E così abbiamo iniziato nel 2018, fine 2017, la sistemazione di questi ambienti e nel marzo del 2018, il 10 marzo, abbiamo inaugurato questi ambienti all'interno di una parrocchia di periferia, di una zona, credo la più povera della città. L'accoglienza per queste situazioni fragili. Appena abbiamo aperto le prime richieste che sono arrivate, ci siamo accorti che non erano né padri separati e neanche persone senza tetto che si trovavano, ma persone con una fragilità ben più profonda, persone che avevano vissuto il dramma del carcere, persone che si trovavano certamente per strada, ma era una situazione cronica, avevano avuto delle dipendenze. Allora abbiamo iniziato a dare accoglienza a queste figure. Nel cammino loro stessi ci hanno così reindirizzato il nostro servizio di accoglienza. E al momento, noi abbiamo iniziato a marzo del 2018 questo servizio e al momento abbiamo accolto circa 53 persone. Qualcuno si ferma per un tempo minore, qualcuno per un tempo maggiore, a seconda della progettualità che c'è su ciascuno, e li abbiamo accolti così, cercando di fare con loro un progetto, un percorso per rimetterli nella società. Naturalmente, ecco, con il passare del tempo abbiamo sentito il bisogno di identificarci e quindi ci siamo costituiti in associazione, ci siamo dati uno statuto, un codice etico, una regola. Abbiamo iniziato a circondarci di professionisti, quindi psicologi, pedagoghi, tutte quelle figure indispensabili affinché la nostra accoglienza fosse professionale, fosse più efficace nei confronti delle persone che bussavano alla nostra porta. Sono nati così tre grandi rami dell'associazione. Il primo, appunto, è questa accoglienza. Noi accogliamo uomini soli, uomini fragili che si trovano per strada e anche ragazzi che hanno vissuto l'esperienza del carcere, quindi o gli arresti domiciliari o con l'obbligo di dimora. Tutti loro sono accolti con un progetto, noi facciamo una progettualità personale, individuale su ciascuno di loro. Il secondo ramo, si chiama Hashtag Prima gli Ultimi, è un servizio di sostegno alle famiglie. Qui c'è altri collaboratori, in modo particolare Verusca Di Pietro Paolo, che è la coordinatrice dell'equipe educativa per la comunità di accoglienza. Lei si dedica all'ascolto di queste fragilità, che sono o singole o nella maggior parte dei casi sono famiglie. E ne seguiamo circa un centinaio di queste situazioni. Adesso poi con l'emergenza del coronavirus sono aumentate ancora di più. Con loro facciamo un ascolto progettuale, anche con loro si fa un piccolo progetto di accompagnamento e li sosteniamo settimanalmente oppure mensilmente a seconda delle esigenze
con il pacco alimentare oppure con l'acquisto di medicinali e la ricerca del lavoro. Il terzo ramo invece si chiama Rondini nella mente, che è il servizio ai ragazzi delle superiori, quelli che hanno provvedimenti disciplinari. Piuttosto che lasciarli a casa senza alcun obiettivo, facendogli vivere quella esperienza solo e unicamente come castigo, noi offriamo la possibilità di accoglierli e fare con loro un piccolo tratto di strada, seppur di una settimana, attraverso momenti di ascolto e di lavoro. È stata un'esperienza molto bella. Dicevo prima, certamente faticosa, la parrocchia di San Marcello nasce nel luogo di periferia della città, è il luogo più povero, c'è una densità di povertà elevata e quindi far nascere un luogo di accoglienza in una parrocchia di fatto già bisognosa anch'essa di un sostegno è stato secondo me il miracolo più bello che la provvidenza potesse regalarci. C'è stata sempre accoglienza. Noi in fondo alla chiesa abbiamo dei grandi cesti con la possibilità di portare dei viveri. Quei cesti sono sempre pieni, soprattutto il sabato e la domenica. La gente viene, lascia da mangiare. Il sostegno economico è stato sempre presente perché di fatto noi non abbiamo nessun sostegno a livello statale, nessun contributo per nessun ospite, per nessuna attività che noi facciamo. Noi abbiamo scelto di vivere di provvidenza, quindi di affidarci alla provvidenza. E il primo braccio della provvidenza è stata la parrocchia, perché ricordo quando noi inaugurammo l'accoglienza, alla sera dissi ad una collaboratrice, a Veronica, dissi: ma se adesso qualcuno viene, noi cosa gli diamo da mangiare? Non avevamo nulla, totalmente niente. Quindi la parrocchia ha accolto benevolmente questa iniziativa, tant'è che i soci fondatori sono tutti della parrocchia, del territorio parrocchiale. Ho chiesto a loro il primo aiuto e loro continuano con enorme generosità a sostenere questa attività, che poi nell'arco del tempo si è ingrandita, quindi gli ambienti della parrocchia sono risultati essere insufficienti per questo tipo di accoglienza. Abbiamo poi successivamente, a marzo 2019, quindi dopo un anno, ottenuto dalla diocesi un'altra struttura, non molto lontano, a poche centinaia di metri, dove poter aprire una seconda comunità di accoglienza, fino a quando abbiamo pensato di poterne acquistare noi una, quindi una struttura che fosse un vero e proprio, luogo di accoglienza, un piccolo villaggio della carità, dove loro potessero vivere un po' anche con degli spazi loro, giustamente perché sapete bene che l'ambiente della parrocchia ha una vita che non sempre è sovrapponibile alla vita di una comunità di accoglienza. E la provvidenza ci ha permesso di trovare questa struttura e dalla settimana precedente al Natale ci siamo trasferiti e adesso abbiamo fatto questo passo di acquistare questa struttura e di unificare le due comunità. La nostra accoglienza si basa su tre pilastri. Il primo pilastro è lo spirito di famiglia. Io vivo con loro, io vivo in comunità con loro, in una cameretta accanto alla loro, come vivono loro, faccio famiglia con loro. Per far vivere questa fratellanza loro, innanzitutto bisogna far percepire loro di essere un vero dono. E loro sono un dono, innanzitutto per loro stessi e poi per le persone che li accostano. Loro devono percepire questo, che c'è una famiglia, quindi la fratellanza si esprime per noi attraverso questo vivere in famiglia con loro. Noi non abbiamo personale di servizio, siamo noi gli educatori con gli ospiti e viviamo insieme come una famiglia. C'è chi viene in settimana a seconda del lavoro, delle possibilità, c'è chi viene la domenica. La domenica cerchiamo tendenzialmente di esserci tutti, come in ogni famiglia si fa un pranzo domenicale. Quindi per noi questa fratellanza si esprime facendo famiglia con loro. Cioè loro non sono destinatari di un servizio, loro sono membri di una famiglia che cammina con loro per un tratto di strada. Poi il secondo pilastro su cui si basa la nostra accoglienza e il lavoro. Anche in questa struttura nuova che noi abbiamo preso, noi non abbiamo chiamato imprese
edili per sistemare la struttura. Lo stiamo facendo noi, con le capacità che noi abbiamo, con le competenze che noi abbiamo e anche incompetenze che noi abbiamo, però la stiamo sistemando noi. E poi la preghiera, quindi questa fratellanza, questo prendersi cura passa anche dalla preghiera. Il primo che si prende cura di loro non è l'educatore, non è l'animatore, non sono io, ma è Dio stesso che si prende cura di loro. Volevo qui agganciarmi al messaggio del Papa, dove la parola principale è cura. Prendersi cura significa far spazio all'altro dentro la mia storia, sentire che con l'altro c'è una complicità. Se l'altro si sente semplicemente il destinatario del mio intervento, seppur bello, non è sufficiente. L'altro deve sentire che io mi prendo cura perché vivo quello che vive lui, quello che San Paolo diceva, no? Avere gli stessi sentimenti gli uni degli altri. Io, cerchiamo noi di vivere quello che loro vivono, di empatizzare con loro. Edith Stein parlava di empatia. Ecco, l'empatia è vivere con loro quel momento. E si vede questo, si percepisce, perché essendo una realtà di famiglia, quando qualcuno di loro è più felice, c'è proprio un tono più gioioso, più giocoso all'interno di tutta la struttura. Quando qualcuno di loro è un po' più triste, inevitabilmente per i pesi che ciascuno di loro vive, si vede che il tono è meno brillante all'interno della famiglia. Per noi è questo prendersi cura, camminare con loro come famiglia, scegliere loro. La parola cura si riferisce alla rimozione della causa di un disturbo o di una malattia o di una ferita che qualche nostro ospite ha passato. Abbiamo sempre pensato che per poter aiutare qualcuno fino in fondo è necessario risalire a quella che era quello che è stato il reale problema. Una volta risolta, aver curato questo problema, è necessario prendersi cura delle persone, poiché è proprio questo prendersi cura che aiuta lo stesso ospite o le persone che sosteniamo con il nostro centro di carità a andare avanti e a riprendere la propria vita in mano. Molto spesso si pensa a un qualcosa, a un prendersi cura come un qualcosa di malattia, quindi di uscire a risolvere il problema a livello di malattia o di disturbo. La cura è un'opportunità di ripristinare lo stato che una persona viveva prima di avere questo problema. Nel concetto del prendersi cura sono compresi però sia la competenza professionale che anche l'aspetto emotivo di una persona. Per raggiungere questo obiettivo occorre entrare in sintonia con l'altro, quindi o che sia l'utente o l'ospite che ospitiamo. Se si deve instaurare prima di tutto un rapporto di fiducia, è necessario che l'utente spieghi quali sono state le problematiche e per capire fino in fondo dove era il reale problema. Prendersi cura per aiutare la stessa persona a risolvere quel problema e a far sì che sia stato di aiuto per un riferimento di crescita nella vita, ma che non debba essere per forza poi una cosa che lo segni per tutta la vita. Penso ai ragazzi che ospitiamo che escono dal carcere. L'esperienza del carcere li deve aiutare a crescere emotivamente e spiritualmente. Però non deve essere un qualcosa che li deve segnare del tipo che sono stato in carcere e allora sarò per sempre penalizzato. Un prendersi cura per aiutare l'altro a vivere la vita per quello che è. Mi occupo principalmente di due servizi. Sono una volontaria dell'associazione e mi occupo dell'equipe educatori per far sì che i nostri ospiti seguano un percorso giusto. Come diceva Don Alberto, noi stendiamo un PEI, che è un progetto individuale per ogni persona. Questi progetti vengono analizzati approfonditamente sia da noi che da alcuni tecnici specialistici. Dobbiamo far sì noi operatori che ogni persona sia trattata in un modo diverso. Ogni ospite ha i suoi problemi, deve essere trattata in diverso modo perché ognuno ha la sua storia. Mi occupo anche dell'ascolto del centro di carità che di distribuzione dei pacchi alimentari. Nell'ascolto, soprattutto dopo questo periodo di Covid, abbiamo visto che c'è stato un incremento di persone che sono venute nel nostro centro.
ma soprattutto abbiamo visto che c'è stato un incremento di anziani e persone sole che non hanno tanto bisogno di un pacco alimentare perché magari o hanno la pensione di invalidità oppure hanno una piccola pensione o hanno il reddito di cittadinanza, ma abbiamo visto che hanno bisogno di qualcuno che li ascolti, di qualcuno che passa magari anche quei 20 minuti al telefono, oppure adesso il Covid non lo permette, ma noi prima facevamo degli ascolti anche nelle case, poiché molti provano vergogna di venire in un centro di carità per fare questi ascolti. Quindi noi puntiamo ad ascoltare l'altro per farsi sentire accettato così com'è. Per quanto riguarda invece i nostri ospiti, abbiamo vissuto dei veri e propri miracoli. Abbiamo avuto ragazzi, uno in particolare che è ancora ospite qui da noi, che è uscito abbandonato da piccolo da entrambi i genitori e si è trovato a vivere sempre per strada. Nel 2017 è stato accolto in una comunità per poi trasferirsi nel 2018 nella nostra. E abbiamo visto una grandissima crescita. Lui prendeva psicofarmaci, era sotto psicofarmaci e farmaci generali. Aveva avuto in passato problemi di droga e abbiamo visto in lui una ricrescita. Abbiamo visto in lui una ricrescita poiché da uno svegliarsi la mattina alle 11 perché i psicofarmaci li mettevano sonnolenza, siamo arrivati ad oggi a farlo diventare responsabile dei nostri ospiti, essendo anche lui un ospite. Abbiamo visto che abbiamo eliminato totalmente, naturalmente, gradualmente, i psicofarmaci e lo abbiamo aiutato a riscoprire se stesso. Infatti, lui ad oggi è l'uno dei responsabili degli utenti qui ospiti, vive qui in struttura e è lui il responsabile che si occupa se magari manca la farina o manca la pasta, ciò che è necessario per la casa, è lui che si occupa di vedere se la casa è pulita, in ordine, è lui l'unico che ha la patente, l'unico che ha il permesso di portare i nostri ospiti a visita, a un colloquio o a incontrare amici. Frequentavo prima anche la parrocchia, essendo la struttura nata in parrocchia, soltanto la domenica, cioè andavo a messa come una qualsiasi parrocchiana della nostra parrocchia. Mi sono ritrovata nel giro di 3 anni ormai, dalla nascita dell'associazione, a vivere costantemente qui. Io sono di Ascoli, mentre la struttura adesso si trova a Riva Berarda, dista soltanto 20 minuti, però c'è un aggiornamento costante con Don Alberto tramite il telefono. Io mi reco qui il sabato e la domenica, io sono sempre in comunità dalla mattina alla sera. Durante la settimana, quando mi è possibile, salgo qui in struttura per vivere i ragazzi, aiutarli. E quindi c'è stata una trasformazione, sia a livello, diciamo, di impegni, ma anche a livello spirituale. Mi sono molto avvicinata a quella che è il prendersi cura degli altri e mai mi sarei immaginata che a 20 anni mi sarei trovata qui in questa comunità ad aiutare il prossimo nel momento del bisogno.